Ciao a tutti. Allora, iniziamo a vedere un pochettino il volume. Tanto stupendo tornare qui nel menu di caricamento della nostra partita. Sono veramente genuinamente ansioso di continuare. Ciao Miki, ciao. Come avevo promesso, non so se si vede, si dovrebbe vedere qui, la nostra tazza di Link, in onore appunto di The Legend of Zelda Ocarina of Time. Scusate, mi sistemo. Bene, mi rilasso. Ah. Miki, visto che ci sei già tu, aspetteremo ancora un pochettino. Nel frattempo avvio la schermata di gioco. Michael 001, che non ho capito ancora cosa voglia dire, penso sia il salvataggio, no, perché ne abbiamo fatti più di uno salvataggio. L'audio del gioco dovrebbe essere buono, se è troppo alto dimmelo Miki, visto che ci sei tu in questo momento in chat. E carichiamo il nostro file, questo è il secondo episodio, ricordo che al fine di questo episodio... Inside the deck, non è. Comunque qua stiamo all'interno della foresta. E la foresta Deku. No, siamo dentro l'albero Deku. Stavo dicendo una stupidaggine. Ora spiego un attimo che se vedete apparire qualcosa di strano non vi preoccupate. No, non vedrete nulla apparire di strano, perché ho settato tutto per bene. Allora, questo è il nostro personaggio, Miki. Tu che non c'eri la scorsa volta, non so se ti sei recuperato il primo episodio. Comunque io faccio un pochettino. Intanto cerco di ricordarmi i tasti, perché... Ok, questa è la spada, ok. Ricordo che al termine di questa grandissima avventura io realizzerò un brano di The Legend of Zelda Ocarina of Time. Forse per la prima volta nella storia di Twitch, dai, se proprio vogliamo. Allora, questo è lo scudo. Vediamo un attimino se mi ricordo. Allora, no. Perfetto. Allora, come si... Mi devo ricordare solo i tasti. Ok. Così forse. Ok. Ah, ok, perfetto. Mi sto ricordando. Perfetto. Allora, l'audio mi sembra che... Ma è un elfo? No. Ti spiego, Miki. Intanto abbasso un po' il volume, perché secondo me era un po' alto. Così dovrebbe essere buono, eh. Fammi sapere, o fatemi sapere se c'è qualcun altro anche in chat. Allora, non è un elfo. Noi siamo un Kokiri, un ragazzo Kokiri. Praticamente qui ad Hyrule, la cittadina in cui è ambientata la nostra storia, e da cui parte il nostro viaggio, si sta diffondendo il male. E noi... Ciao Simplicity! Ciao, buon pomeriggio. Stavo raccontando appunto, stavo riassumendo un pochettino la storia. Si sta diffondendo il male e la leggenda narra che ogni ragazzo Kokiro, mi sembra, ovvero la razza di umani che siamo noi, ha una fata. Noi siamo il leggendario ragazzo senza fata. Cosa è successo? L'albero Deku, ovvero l'albero Deku, questa entità del quale siamo noi adesso all'interno, ha ordinato a una fatina Navi... credo sia una fatina speciale, perché è venuta a cercare proprio noi, di venirci a cercare e farci armare, equipaggiarci di scudo e spada, per tentare di iniziare questo viaggio e salvare così un pochettino Hyrule da non sappiamo ancora cosa. Sappiamo solo che un po' l'oscurità si sta diffondendo. E nel primo episodio abbiamo preso la spada, ci abbiamo messo un sacco per trovarla, perché dovevamo capire bene le meccaniche di gioco, e abbiamo comprato lo scudo, perché si poteva comprare, quindi l'abbiamo comprato, e ci siamo addentrati all'interno dell'albero, perché altrimenti l'albero non ci avrebbe ricevuto. Ora, siccome io so, ricordo dove dobbiamo andare, perché l'altra volta abbiamo fatto anche un paio di enigmi, ok, così si andava avanti, perfetto, ora ci ricordiamo, e eravamo arrivati a questo punto, avevamo fatto un giro lunghissimo, un giro lunghissimo per aprire questa porta, cercando di non farci ammazzare subito magari. Allora, lui adesso ci spara un qualcosa che noi deviamo con lo scudo, poi ci parliamo e quant'altro, e lui si calma, ecco, è questo quello che succede fondamentalmente. Io adesso lo sto facendo, abbiamo già parlato con lui nello scorso episodio, perché
Quello che abbiamo potuto intuire dallo scorso episodio è che The Legend of Zelda è pieno di enigmi. Di enigmi anche ambientali, ovvero su come risolvere... Ah, il cuore ci serve, perfetto, così siamo a posto. E qui ce n'è, c'è uno di quegli enigmi che... abbasso di un pizzico? Anche se mi sembra buono a me il volume di gioco. Qua c'era uno di quegli enigmi che abbiamo soltanto intuito la scorsa volta, si può risolvere ragionando un po' come nella vita reale, ovvero quello che vedi lì, vediamo se riesco, ok sì, quello lì argentato era un occhio che prima era aperto. Per aprire quella porta che altrimenti prima era ostacolata da delle sbarre di ferro, ciao Franci! Bello il joypad in chat. Ciao Franci, stavo riassumendo un pochettino l'avventura, in che punto siamo arrivati. E perché io lo riassumo ogni volta? Perché siccome il brano che scriverò parlerà dell'avventura, voglio che sia sempre bene in mente. Con la nostra fionda abbiamo sparato in quell'occhio, l'occhio si è chiuso, le sbarre si sono alzate e abbiamo risolto l'enigma. E ci siamo fermati la scorsa volta qua, abbiamo proprio salvato da qui. Quindi, io sono carichissimo. Proseguiamo nella nostra avventura perché non so cosa ci aspetta. Non ho mai giocato a The Legend of Zelda, né vissuto nulla riguardante questa avventura Ocarina of Time. Quindi si va avanti. Ovviamente se ci sarà qualche enigma chiederò aiuto anche a voi. E questo è lo scopo del giocare insieme. Ecco, ecco, questa è la nostra fatina che a volte ci parla e ci dà dei consigli. Quando sei nell'acqua, se tieni premuto A, nuoterai sul fondo. Scommetto che ci sono cose importanti sott'acqua. Questa è una cosa che l'altra volta avevo visto, ma non sono riuscito ad andare sott'acqua. Perché? Forse perché non si poteva fare prima che lei ce lo dicesse. È molto probabile. Fatto sta che... No, io voglio guardare avanti perché dobbiamo... Ok. Ah, quello è uno di quelli... Quel ragno è uno di quelli... complicati. Allora, io voglio saltare prima qua. Ma mi fai vedere lì? Questo è tosto. Ottimo. Perché bisogna saltare sul posto. Perfetto, riproviamo. Ok. Ma non si può saltare. Sto ricordando malissimo. Non si può saltare. Ecco perché non riuscivo a saltare. Perché si può rotolare. Ma non si può saltare. Ok. Ah. Ok, so cosa fare forse. Ok, così andiamo sott'acqua, perfetto. Ok, dobbiamo spingere quel pulsante, credo. Esattamente. Bisogna capirlo molto, Zelda. Ok, ecco perché non si poteva passare, perché bisognava far alzare il rullo con le spine. E adesso non dobbiamo saltare. Esattamente. E... Ok, ok, allora questo è uno di quelli che bisogna uccidere quando è girato, quando si gira. Stai di fronte al blocco e prendilo. Con A tieni il premuto per spingerlo e o tirarlo. Per scalare, il climb, ok, in inglese, il blocco, premi A e allo stesso tempo in avanti così ti potrai arrampicare. Ok, controlla i segnali dell'action icon. Ok, sì sì, però adesso fammi... Prima voglio eliminare lui. Girati. Bravo. In questo modo, quando lui si gira, che ci dà diciamo la pancia. Esattamente. Mi sono ricordato abbastanza i tasti. Tra l'altro in Zelda ho visto che è quasi tutto distruttibile. Quelle in basso, queste qua in basso alla vostra, comunque quelle verdi che ho scritto 11 sono delle, non rune, le rupie. Ecco, le rupie, me l'hanno spiegato l'altra volta, c'era un ragazzo che conosceva un po' Zelda e mi ha spiegato che sono delle rupie e sono praticamente il denaro di Hyrule e di Legend of Zelda. Oggi sono carichissimo sono. Allora, quindi abbiamo... Non mi ricordo più come si spinge, però credo che sia intuitivo. Esattamente. Spostiamo il masso. È una vera e propria pura avventura. E so che dei titoli, dei molteplici titoli di Zelda, questo è il, se non il più bello, uno dei più belli. Esattamente. Ora, io volevo girarmi, perché a volte ci sono segreti. Quindi così possiamo guardare in prima persona, perfetto. Ok, mi avvicino anche un pochettino al microfono così
posso evitare di urlare, la voce diventa anche più calda. Perfetto, non c'è nulla, quindi possiamo andare. E questi enigmi bisogna risolverli anche usando degli oggetti. Ho già visto una... esattamente. Attenzione. L'unica cosa per adesso che trovo un po' scomoda, ma perché ovviamente siamo abituati alle meccaniche di oggi, è la videocamera, è la telecamera del gioco, perché è un po'... Quindi io vorrei fare una cosa. Se io miro così e miro lei, ti prendo? Non me la fa prendere. Ok, una è andata, poi ce n'era un'altra, se non sbaglio. Perfetto. Abbiamo preso dei rami. Dei rami che adesso ci serviranno. Vedrai, Miki, se sei ancora lì, vedrai come ci serviranno questi rami. Ma ce n'era un altro, sbaglio? Ce ne sono altri due in realtà. Ok. Altro ramo. E l'ultimo. Ovviamente all'inizio credo che siano nemici abbastanza easy. Allora, come vedi, Miki, questo l'abbiamo già incontrato come enigma. Qui c'è un fuoco. E Miki e gli altri che sono in chat, ovviamente, Franci, Simplicity e quant'altro. E qua ci sono delle torce. Ma rinascono? No, ma rinascono. Ah no, ok, allora vi lascio stare. Ok, allora è una sorta di prova a tempo. Io devo equipaggiare il ramo, dargli fuoco e accendere le torce. Eccole qua. Se riusciamo ad accendere, eccola qua. Ok, perfetto. Ovviamente come enigma questo era molto... Ho appena sparato una... Non so cosa sia, non ho ben capito cosa sia ancora quella cosa. Quei tasti che vediamo là in alto a destra sono, lo dico anche per ricordarmelo io, ciò che si può fare, ciò che può fare il nostro Michael. Ah sì, qui quando sta fermo lui armeggia un pochettino. Praticamente possiamo usare i bastoni che oltre... questi rami, no bastoni, questi rami, sì vabbè, a forma di bastone ovviamente, per sia risolvere questi enigmi e quindi fonderli col fuoco, che usarli come spada. Poi abbiamo la fionda, che è una sorta di arco dei classici giochi di ruolo. E abbiamo quelle, dove c'è scritto 19, quelle sorte di... non so cosa siano onestamente, che fanno da... cioè servono da... le possiamo usare come bombe, no? Diciamo, scoppiettano più che altro, quindi le ho usate un pochettino all'inizio, poi non hanno un lungo raggio. Attenzione, perché questo... ah no, questo possiamo fare così ad esempio. Ecco, con la fionda, semplicemente. Esattamente, fin troppo facile. Anche se... tante rupie. Ecco, questa zona, senza troppi fronzoli, mi sa tanto di o mini boss o trappola, appunto. Quella cosa sono? Ma se io li sparo da qua, anticipando il tutto, cosa succede? Proviamo. Perché con la fionda possiamo mirare e non prendere nulla se non tiriamo più su. Mi sa che non ce la fa prendere. Poco a poco. Non ce lo fa prendere. Allora, stiamo attenti. Cadranno sicuramente. No? Ok, è successo qualcosa? Esattamente, infatti. Allora, stiamo calmi. Useremo le nostre bombe adesso. Ok, l'abbiamo come confusi. Ok, loro... sono una sorta di rane. Comunque, con quelle le confondiamo. Ok, riprendiamo una... o cuori, ok. Ok, devo capire la differenza fra i cuori piccolini e il cuore grosso. Cosa c'è ancora di vivo? Ok. Questo è un altro enigma che abbiamo incontrato, ovvero questa ragnatela sicuramente può prendere fuoco, quindi noi cosa facciamo? Prendiamo il bastone, gli diamo fuoco e... esattamente, diamo fuoco alla ragnatela. Ormai sta diventando molto intuitivo, però occhio. Aia. Ok. Ci vuole dare un cuore, no? No. No, ci ha dato una di quelle scoppiettanti.
Ok, lì è da. È da dar fuoco anche a quella ragnatela. Spero che io non abbia staccato nulla. No. Allora. È strana questa cosa al centro, però sarà l'ombra di sopra. No, lui non lo uccido, è inutile che mi faccio. Che rischio di farmi beccare. Ma qui esistono mura invisibili in Zelda? Non lo so, non ho abbastanza esperienza, quindi per adesso ci limitiamo a fare quello che sappiamo, quindi. Ah, e ovviamente questi fiori, siccome rilasciano rami, sono messi lì e rinascono qualora tu finisca i tuoi rami e quindi non, poi tu ti trovi. No, ecco, questa cosa che ho appena fatto io. Magari tu sprechi tutti i rami, perché comunque non dura a lungo il fuoco. E se non hai più rami rimani bloccato, mentre quei fiori ti permettono di averne altri infiniti, ecco, perché rinascono. O meglio dire, respawnano. Ecco. Questo è uno dei primi passaggi, cioè non questo modo di entrare in questi vicoli è uno dei primi passaggi che ci ha fatto sbloccare l'unica via per recuperare la spada che ci ha fatto impazzire all'inizio. Infatti, in The Legend of Zelda dobbiamo far fede tantissimo alla mappa, che è d'oro. Allora, qui ho una bella zona piena di. Allora, devo capire quali sono i nemici che posso evitare. Ma qui si cade, no? No, non si cade. Allora, questa va per forza spinta. Va per forza spinta questa. Volevo dire che godiamoci tanto questa avventura, o quantomeno me la voglio godere più di tanto, perché non voglio dire che sia l'unica che ci sarà qui sul mio canale Twitch, ma è molto probabile che sarà una delle pochissimissime. Che avventure che vedremo qui, perché appunto sarà legata a un progetto musicale, quindi non credo che mi metterò a fare. Cioè, no, non credo, non è proprio il mio fare, no? Quindi, anche perché per avere ricordi ben precisi e non di miliardi di giochi. Allora, quindi ci stanno dicendo che dobbiamo ragionare un pochettino. Si può saltare? Sì. Quindi si fa così semplicemente? Allora, c'è da ragionare su. Saliamo un attimino qua e vediamo se si può saltare coi rami. Quei mostri abbiamo già capito che sono per far sì che noi non perdiamo rami. Quindi se io salto col ramo, salta. Sì, che salta. E posso. Ok, non lo sapevo questa cosa, l'ho fatta per istinto, è quello che dicevo prima. Zelda è molto istintivo, tu puoi fare molte cose se segui l'istinto reale di ciò che potresti fare. Ma io prima di fare questa cosa, prima di andare giù, se io salissi qua. Ah. Ma qui abbiamo fatto il giro. Qui è dove siamo partiti, se non sbaglio, giusto? Sì. Esattamente. E serviva allora. Ah, ok. Tutto questo giro serviva per buttare giù quella cassa. Va bene, perfetto. Allora dobbiamo andare unica via giù. Giù nella ragnatela. Sali. Quindi. Giù. Aggrappati, ok. Nuova via. Il volume va bene? Se c'è qualcuno in chat. Il volume della musica, ovviamente, non della mia voce. Della mia voce credo vada bene, ma prima sorso di tè. Dove stiamo andando? Ok. Ma è velenosa? Non so perché mi dà l'aria di acqua velenosa questa. No, però no. Ok, abbiamo preso il cuore, era quello che volevo fare. No, no, non vuoi, basta, basta andare giù. Vabbè, quelli li sappiamo. Scudo. Dai. Grazie. Ah no, ok, dobbiamo prendere lui. No, 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 esci fuori.
No. Ok. Fermi tutti. Questo è... No. Questo è un indizio. Ah, forse dobbiamo tornare indietro. Questo è un indizio che ci ha dato nello scorso episodio un altro di loro. Ma non lo ricorderò mai. Sì, voglio salvare intanto. Dobbiamo tornare indietro, perché questa sto intuendo essere una sequenza. 1, 2, 3 per aprire quella porta. E il loro amico, l'altro, quello dove c'era la porta con l'occhio, ci ha dato la sequenza, ma io non la ricorderò mai, perché è stato nello scorso episodio e non voglio andare a vedere il video, ma andiamo da lui, come, proprio come se fossimo, se stessimo giocando, assolutamente. Cioè come se stessimo giocando, come se non avessimo l'opportunità di andare a rivedere la stream passata. Quindi riandiamo da lui. È questo il meccanismo di Zelda. Cioè, nel senso, il sintomo. Questa è stata molto scorretta da parte vostra, perché non avevo tempo. Ma tanto lì sotto abbiamo i cuori. Come si dice? La suggestione di avventura è questa. Cioè, tornare fisicamente in un luogo per recuperare un indizio. E lui. Lui adesso ci parlerà e ci dice l'indizio. Quindi ricordiamoci il nome. Ti prego perdonami, padrone. Non lo farò mai più. Se mi risparmi, ti svelerò un grande segreto. Non batterai mai i miei fratelli, sino a che non li colpirai nel giusto ordine. Esattamente. Quindi mi ricordo un attimino. Io faccio sempre i miei soliti check. Ottimo. Ok, siamo calmi. Perfetto. Allora, no, perché non voglio perdermi... Ok. Non batterai mai... Ok. Ottimo. L'ordine è 2, 3, 1. Quindi 2 e mezzo, 3 e 1. 2, 3, 1. 231, grazie del cuore intanto. Lo avremmo dovuto prendere dopo, ma va bene così. Torniamo giù. Perfetto, mi piace fare le cose con ordine. Ma qui non possiamo salire, no. Possiamo... Ah, attenzione. Ah, comunque l'andare giù in realtà... È molto fittizio sott'acqua, almeno per adesso, perché non puoi nuotare sott'acqua. Poi, se c'è un oggetto, lo prendi e basta. Tra l'altro, mentre appunto c'è anche un attimo di stallo in chat, la cosa pazzesca di quando realizzerò il brano, a parte che sarà per me una non è una sfida, ma sarà come posso dire, un motivo ispiratorio, passatemi il termine, stupendo, perché dovrò adattare dei suoni. Credo che userò il suono dell'ocarina, ma non voglio renderlo banale. E non vedo l'ora. Mi sono scordato la combinazione. 2-3-1, ok, sì. 2-3-1, quindi 2 e mezzo. Ciao. Ok, 3. E per me sarà bellissimo. Sarà una cosa, oltre che una cosa nuova. Dovrebbe essere giusto. Sì, è giusto, giusto. Fermati. Ok, l'ultimo bisogna essere veloci a fermarlo poi. Grazie, fermati, grazie. Chi ti ha detto il segreto? Che rabbia, uffa. Ti dovrò rivelare il segreto della grande regina Gohma. Allora, per inferire... Credo che vogliano dire infierire il colpo di grazia, non inferire. Perché inferire mi sa di ferita, ma mi sa anche di vocabolo sbagliato, non lo so. Per inferire il colpo di grazia alla regina Gohma, colpiscila con la spada mentre è stordita. Come la stordisco? Oh, mia regina, mi dispiace. Ok. Che è successo? Ah, ok. Altro enigma risolto. Ma loro sono andati via? Si sono scomparsi. Ricordiamoci qua le erbette che a volte nascondono... Ecco, esattamente, questi ci servono... Ah, ne abbiamo 20, non ne possiamo portare più di 20. Questo è importante. Allora. Ok. Perché questo verde?
Ok, abbiamo del... Cos'è quella cosa? Non riesco a capire cos'è quella cosa. Vabbè, questa è area di boss. Sicuramente. La regina gomma. Perché non l'abbiamo salvato prima? Domanda. Navi, dimmi. No, non mi dice nulla. Ci si è chiusa la porta. Come nel più classico dei dungeon. Guarda avanti, Link. Questa cosa mi ricorda... Mi sta ricordando un sacco Resident Evil 7. Off topic. Perfetto, l'occhio sarà il punto in cui stordirlo. Ok. Ragno corazzato, gomna, qualcosa. Praticamente. Ecco perché ci danno... No, non è vero. Ma dov'è? Fermi tutti. La musica forse era un po' alta. Però ci può stare durante la boss fight. Dove sei? Allora, quelli dobbiamo stordirli. Ah, ma questi sono come... Ok. E ci lasciano. Ma ci lasciano quelli per la fionda, mi sa. Ok, sì. Ma... Ok, so cosa fare. Ok. Tranquilli, tranquilli, tranquilli. Abbiamo capito. Si deve. E poi si scappa, perfetto, ok. Dobbiamo stordirla con i cosi scoppiettanti. Ma se io sparassi da qua, non la prendo. Ma non c'è una vita da parte sua. Forse non, ovviamente non c'è. Secondo me con quelli si può. Ok. Se io gli sparo prima, questo. Stiamo attenti. Ok. Lì intanto hanno lasciato un cuore. Occhio. Ok. Ce n'era un terzo, no? Sbaglio? No, è già... Ok. No, non scappare. Allora, adesso io voglio provare. Spararle qua. No, non si può. Forse non si può o non sono abbastanza preciso io. Ok. Ottimo, mi dà un cuore. No, cuore magari. No, ci dà qualcosa da sparare, perfetto. Lei è qui, quindi stordiamo. Ah, mentre scappa non si può stordire comunque, ok. È molto ragionevole come... Non voglio staccare il joypad, il pad, sennò... Dove sei? Allora, loro non li devo... Li devo far schiudere perché altrimenti... Non mi rilasciano... Se li uccido prima non mi rilasciano... Ok. Attenzione perché è scesa prima, se non sbaglio. Forse sono uccisi, li ho uccisi. Li ha uccisi lei, non lo so. Non so cosa sia successo. Credo che come primo boss fight non dovrebbe mancare tanto, no? Ma io voglio spararle da qua. Dove sei?
Stordiamo loro. Uno. Ok. Attenzione. Non avevo capito. Ok, praticamente quando loro sono storditi comunque, mi colpiscono da lontano. Cioè a contatto, non da lontano, a contatto. Io vengo colpito. Quindi, ok, facciamo così. È lunghissima come boss fight comunque. Allora, la musica so che è un po' alta, però per le boss fight secondo me ci potrebbe stare come mood anche. Ok, quindi se a loro gli sparo, se loro li uccido prima. Ok, così no, non prendo danno. Ok, così non ho preso danno. Però non mi danno neanche quelli. Aia, questo è un problema. Ok, meno male. Avevo finito. Ok. Avevo finito i cosi scoppiettanti. Prima boss fight, Gohma, la regina Gohma. Andata. First try, come si suol dire. Io ora vorrei... Allora, intanto abbassiamo un attimino che... Allora, ora andiamo a vedere cos'è quella luce. Però voglio salvare. E poi voglio fare un attimo una cosa. No. Perché sei uscito? Start. A parte che c'è uno... Penso che sia uno scudo quello. Ah no, quello forse sarà un cuore in più. Allora, un attimino. Se noi cerchiamo The Legend of Zelda Ocarina of Time, io voglio capire l'anno di uscita. Nel 98 i bambini, i ragazzi, potevano giocare a questo titolo per Nintendo 64. Non devo dire altro. Allora, ok, questo sì, questo è un cuore. Questo ci aggiungerà sicuramente un cuore in più. Tra l'altro, per chi conosce The Binding of Isaac, i cuori in The Binding of Isaac, il layout, la grafica dei cuori, è stato volutamente preso da Zelda, appunto. Perché in The Binding of Isaac ci sono tanti elementi, no? Quindi... Fantastico, ok. Trovi un contieni cuori. Il numero dei cuori aumenta. Inoltre, ti viene ripristinata tutta la tua energia vitale. Grazie, risalutalo. Trovi un contieni... Ho dimenticato quello che ho letto. Trovi un contieni cuori. Il numero dei cuori aumenta. Inoltre, ti viene ripristinata tutta la tua energia vitale. Ok, vabbè, ovviamente ci aggiunge un cuore. E in più, ripristiniamo l'energia. La vita. Allora, io ricordo che anche questo ci sarà, anche questo che stiamo vivendo ci sarà all'interno del brano poi che scriverò. Da una parte vorrei che si concludesse l'avventura più tardi possibile, dall'altra vorrei che finisse subito così da poter realizzare già il brano, perché ho già un'idea forte su come realizzarlo. A proposito di brano, visto che abbiamo fatto il primo boss, vi ricordo che Una Carezza, ovvero l'ultimo brano che è uscito, il singolo, al di là del fatto che ringrazio veramente tutti perché è arrivato a più di 57.000 visualizzazioni ed era da tanto che un mio brano non arrivava talmente tanto in alto, e poi vi ricordo che molti canili e associazioni, vi informo, che lo stanno ripubblicando nelle loro pagine, quindi il messaggio si sta diffondendo in fretta. E il tutto grazie, il tutto per via di questo mondo che sto cercando di creare attraverso Poeti Estinti, quindi, boh, vediamo. Intanto entriamo in questo portale, che ci riporterà forse, non so cosa fa questo portale. Noi siamo dentro l'albero Deku. Ah, possibile che questo che abbiamo fatto è stata la pulizia dell'oscurità da parte nostra nei confronti dell'albero Deku, e quindi adesso abbiamo ripulito l'albero Deku, può essere?
Siamo scesi. Esattamente, siamo usciti fuori dall'albero. Ben fatto, Michael. Penso questo sia lui che parla. L'albero. Eccolo qua, Miki. Se non hai visto l'albero d'eco all'inizio, anche i baffi li hanno fatto. Tra l'altro. Hai davvero dimostrato il tuo coraggio. Sentivo che saresti riuscito a superare questa prova. Ora, ho molto da raccontarvi. Volete ascoltare? Sì, siamo qui per questo, quindi. Allora, ascoltami bene. Un malvagio stregone nomade mi ha lanciato una maledizione. Era come dicevamo noi. Mi stavo strozzando col tè. Filmato. Eccolo lo stregone. Si spiega la storia, attenzione. Questo demonio ha usato senza sosta i suoi maligni poteri alla ricerca del sacro reame che è collegato ad Hyrule. Poiché è proprio nel sacro reame che si trova la divina reliquia, la Triforza, che contiene l'essenza degli antichi dei. Vabbè. Iniziamo con storie epiche qui, eh. Quindi sta cercando la Triforza, che contiene l'essenza degli antichi dei. Prima del tempo, prima dello spirito e della vita, tre perfette divinità discesero sul caos che era Hyrule. Ok, tre perfette divinità. La Triforza. Din, dea della forza. Nairu, dea della saggezza. È bellissima questa cosa. Farore, dea del coraggio. Non credo che sia Farore. Ora mi devo informare. 1998 è questo. Din, con le sue forti e ardenti braccia, creò la Madre Terra. Nairu poi era l'altra. La una creò la terra. Nairu riversò la sua saggezza sulla terra e ci fece dono della giustizia. Quindi terra, giustizia, Din, Nairu, sono nomi... Sono troppi nomi per adesso. Iniziano ad essere troppi nomi. Farore, dalla sua anima vennero tutte le forme di vita. Quindi terra... Ho dimenticato la seconda, ingiustizia? Giustizia? Comunque va, hanno creato il mondo praticamente. Le tre grandi divinità, dopo aver creato tutto, esattamente, ritornarono ai cieli. Eccola, la Triforza. Un sacro triangolo aureo rimase lì, dove le dee lasciarono questo mondo. Da allora il triangolo sacro è divenuto fonte di vita per il nostro mondo. Ok? E l'ultima dimora del sacro triangolo è adesso il sacro reame, qui ad Hyrule, giusto? Quel che ho capito. Quindi questo... stregone vuole la Triforza. Non devi consentire al nomade dalla nera armatura, che non sappiamo il nome, però, di cui non sappiamo il nome, di mettere le mani sulla sacra Triforza. Ok. Non devi tollerare che il suo nero cuore possa accedere al sacro reame. Ok, dobbiamo arrivare prima di lui al reame. Quel demonio mi ha lanciato una maledizione che non lascia scampo. Per questo la mia fine è vicina. Nonostante i tuoi eroici sforzi per spezzare questa maledizione, ero già condannato da tempo. Sì, morirò molto presto, ma non state in pena per me. Ho avuto la possibilità di dirvi cose importantissime. Siete la mia unica speranza. Michael, vai al castello di Hyrule. Bellissimo. Lì, di certo, incontrerai la principessa del destino. Ok? Tieni questa pietra. È per questa pietra che il nomade mi ha stregato. Voleva rubarla. Ok. Ma l'ocarina in tutto questo. Questa, ok. Non mi sa, tanto di una di questa pietra. Non credo che sia l'unica. Credo. Ottieni lo smeraldo Kokiri. È una delle pietre spirituali della foresta. Ti è stata affidata dal grande albero. Il futuro dipende da te. Michael,
dal tuo coraggio. Navi, e anche tu, Michael, fate la mia volontà. Io vado ora. Navi, addio. Momento triste. No, scompare. Che brutta cosa. Beh, la storia si è evoluta in una scala da 1 a 10. È passata da 1 a 10 in un attimo. Al castello di Hyrule. Ora, Michael. Ok, andiamo al castello di Hyrule. Però prima no. Addio, grande albero. Questa è la fatina, ovviamente, che parla. Quella in blu. Prima di andare al castello, se ci fanno tornare al paesaggio, al villaggetto. Esattamente. Voglio andare io al nego. Ma abbiamo così poche rune. Ma mi devi far passare, dai. Ehi, Michael. Cosa hai fatto? Il sacro albero Deku è morto? Come hai potuto fare una cosa simile? Perché ti è cambiato il colore del nick, Miki? Sei passato da rosa a rosso. Comunque sì, è molto triste. Come hai potuto fare una cosa simile? È tutta colpa tua. Ma non è colpa mia. Perché dovete dire che è colpa mia? Non è colpa mia, completamente. Aspetta. Consenti. È il mod che a volte mette in analisi i messaggi, Miki. Allora, io intanto voglio fare una cosa che credo che tutti farebbero. Voglio tornare qua. No, voglio tornare dall'albero io. Cavolo. Ah, ma comunque ti fanno entrare. Ah, ok, tu puoi entrare qualora magari avessi lasciato qualcosa, ok. Non credo... Cioè, ti fanno entrare? Sì, ti fanno entrare. Ok, vabbè, a noi non interessa, però. Va bene. Inside the Deku Tree. Ok, torniamo indietro. La foresta Kokiri, sì, comunque avevo ragione all'inizio, ricordavo bene. Superiamo loro, torniamo al villaggio. E voglio, adesso che sappiamo un pochettino bene come... come funziona un pochettino anche l'equipment e quant'altro, voglio andare al negozio. Bellissimo. Una volta che impari, cioè che masterizzi nella testa i negozio Kokiri, abbiamo merci originali. Voglio andare un attimo qua, che masterizzi un po'. Adesso potremmo fare un sacco di cose. Quindi sì, andremo alla foresta, andremo al castello, però voglio farmi un attimo un giretto qui. Allora, intanto andiamo al negozio. Tu cosa vendi? Un ramo, delle cose... però ci sono le frecce, quindi secondo me c'è anche l'arco. Parliamo un attimino. Se perderai lo scudo, ritornerai qui da noi? È una domanda. Perché si può perdere lo scudo? Allora, scudo Deku, no. Noci... Ah, ok. Possiamo comprare le noci, va bene. Semi Deku, che servono per la fionda. Frecce è bellissimo. Recuperare rapidamente vita utilizzandolo. Ok, no, non ci interessa. Perfetto, allora facciamo così. Usciamo. Adesso. Sono indeciso se farmi un giro prima qua o andare all'albero. Io vorrei andare... Ma da qui siamo venuti? No, casa gemelline. Qua mi sa che non siamo entrati. Allora, entriamo in tutto ciò in cui non siamo entrati la scorsa volta. Perché sappiamo, ricordiamo che possiamo prendere le cose e lanciarle ed escono rupie da qua. Perfetto, ok. Michael, stai forse andando via? Sì. Ok. Non gli interessa più di tanto. No, lei interessa, penso che era... Dovesse essere una... Ok, andiamo. Ok. Ma quindi possiamo scalare tutto? Come funziona adesso? Perché ci sono delle cose che io vorrei fare a questo punto. Allora. Per salire qua. Ah, sì. Ok, si può fare praticamente tutto. Quindi ci prendiamo quella rupia che ho visto lì sopra. E poi mi voglio dirigere un attimo verso il castello, perché voglio capire quanto è... Ciao. Cosa hai fatto al grande albero Deku? Non ho fatto nulla al grande albero Deku. Perché dovete dire che ho fatto qualcosa al grande albero Deku?
Casa del grande Miso. Mido. Ah sì, boss dei Kokiri. Qua abbiamo rubato un po'. Ah no, lui è tornato qui e non è più. Ok. Ehi, cosa stai facendo in casa mia? Ok. Io direi di dirigerci lì. Perché da qui i Kokiri non possono lasciare il bosco. Allora, lì c'è l'albero. Nella mappa, lì c'è l'albero. Non ricordo come si chiama. Io però ricordo che c'era un qualcosa qui. Quindi io direi che prima di andare all'albero, che è una cosa. Prima di andare al castello, che pare una cosa. Sembra essere una cosa. Di trama molto importante. Io faccio un po' come farei se fossi. Se fossi solo, se lo stessi giocando per conto mio, ovvero io andrei assolutamente prima qua, perché avendo una spada, avendo boschi perduti, io voglio andare qui stavolta, perché la prima volta ci siamo persi, perché appunto non potevamo fare un sacco di cose, ma adesso sì. Lost Woods, eccoci qua. Quindi ecco, ad esempio, con te possiamo fare qualcosa? Scomparso. Forse non possiamo fare ancora nulla. Ma facciamo un rapido giro qui. Ecco ad esempio, no? Spara. Spara, spara. Tu sparerai. Ok. Mi arrendo. Per renderti la vita facile ti potrò far portare più rami Deku, ma ti costerà ben 40 rupie. Cavolo. Non ce li ho. Non le ho. Vabbè. Le prenderò. Ok. Allora facciamo una cosa. Ci torniamo ancora più avanti qua. Proseguiamo con la trama. E magari facciamo un episodio in cui torniamo indietro. Perché non voglio ovviamente non farmerò mai, perché non è proprio mio. Non è questo lo scopo dell'avventura 1. Certo, portare più rami però è un po' è comodo, eh. Se io gli sparo? Mi sa che non era così, però vabbè. Ok. Ti sparo poi se gli lancio una. No. Qui rientriamo lì. Volevo andare a vedere velocemente dall'altra parte. Sono curioso ormai, perché lì sappiamo che c'è uno che ci vende 40. Sì, 40. Ha bisogno di 40 rupie. Ecco qua volevo andare. Perché secondo me quello noi possiamo. 30? Ma non ti rassegno. 100. Ciao Vicio. Buon pomeriggio bro. Purtroppo sono relegato a lavorare e non ho modo di poterti sentire. Ci tenevo ad augurarti una buona nerdata. PS, salutami con la mano, se no non lo capisco. Ciao Vicio, grazie mille. Ok. Se riesci recuperala. Recupera su YouTube se riesci, perché è stupendo. Forte, sei grande. Hai fatto ben 3 centri perfetti. Sì. Devo assolutamente premiare una persona così in gamba. Prendi questo. Vedi che conveniva tornare indietro. Abbiamo fatto bene, però voglio un attimino abbassare questa. Ricevi una borsa porta semi Deku. Questa borsa può contenere fino a 40 semi. Ok, ora spiego. Ok, così dovrebbe andare bene il volume. E praticamente qui dentro troviamo tutte cose per che sono una sorta di plus per il nostro equipaggiamento. Quindi adesso possiamo portare 40. Infatti mi chiedevo all'inizio, ma se finiamo, cioè se riempiamo il nostro, diciamo. Ecco, loro non ho capito. Loro onestamente non l'ho capito. E non mi dà neanche nessun input, quindi non voglio.
Non voglio soltanto colpirli e basta. Ok. Da-na-na. Quindi... Ok, qui l'abbiamo... Noi venivamo da qua. Lì abbiamo visto. Qua, cosa c'è? Si esce fuori. Ok. Ok, quindi abbiamo finito le strade? Mi stai dicendo questo? No, perché in realtà se noi andiamo qua a destra e poi a sinistra c'è un'altra cosa. Esattamente. Però qua c'erano delle pietre? Qua c'erano delle pietre, se non sbaglio. Non si poteva andare, giusto? E non credo che... Esattamente. Perfetto. Noi venivamo da qui. Ok. Scegliamo di andare a destra, a sinistra. No, si esce fuori. Perfetto, allora facciamo l'ultima. Guardiamo l'ultima parte, che sarebbe destra, destra, sinistra, destra. E se si esce dovremmo aver finito un po' tutti i giri. A questo punto mancano 40 rupie. Cerchiamo di... Ma posso andare giù? Oh, vabbè, sicuramente si potrà andare più giù. Allora facciamo una cosa. Non voglio lasciare tutto. Non voglio lasciare cose troppo... Proviamo a prendere 5 rupie da qualche parte. Questa? Ok, non sappiamo cosa fare. No, qui si esce. Andiamo di qui. Perché a questo punto con 5 rupie ci prendiamo la possibilità di ampliare i rami. E siamo a posto. Quindi, e poi possiamo andare avanti. Volendo. Cioè non volendo, andiamo avanti. Allora, le 5 rupie noi le andiamo a prendere intanto su quel rametto. Penso ci sarà qualcosa. Ok, 7, 38. 38, poi. Colpiamo un pochettino queste erbette. Perfetto, nessuna rupia. Occhio. No, no, non voglio i semi. I semi ne ho tanti. Voglio le rupie. Dove possiamo... Lì in mezzo? O è quello di prima questo? Ok. Nei sassi? Nei massi, non nei sassi. Ok. No, non voglio questi. Questi ce li ho, grazie. Per favore. Ok. 38, 39. Perché sempre per una rupia dobbiamo penare? Allora, questo. Una rupia, per favore. Una sola. Se ne serve. Così che... Ah, ok, fatto, a posto qua. Ah, ok, non vedevo, non capivo cosa fosse successo in chat. Ok. Allora. Oh. Perfetto. Ok, quindi ci dirigiamo lì sopra. La strada era da quello che... Io bevo un po' di tè, però. Sennò che l'ho preso a fare. Ma più che altro, visto che abbiamo abbandonato la fase del tutorial adesso, cavolo, rendiamo anche un po' più dinamico il tutto. Allora, quindi è dritto
Non mi ricordo più nulla. Non era qua. Era a sinistra. Ed era qua, mi sembra. Dai che se siamo fortunati. Eccolo qua. Ottimo. È una piccola pozza di terreno soffice. Qua dovremmo inserire qualcosa, secondo me, però poi vedremo. Per adesso non ci pensiamo, andiamo a prenderci i nostri 40 rami e si va avanti. No, dai, di nuovo. Grazie, spara. Grazie. Sì, sì, sì. Ok, grazie di cuore. Yes. Ne puoi portare ben 20 con te. Che onestamente è più per completismo, grazie a un po' di rune. È più per completismo che per altro, perché per adesso non ne sento la particolare mancanza. Quindi ben venga, ma vediamo. Allora, saliamo. Vi ricordo che giovedì avremo un bel live music con richieste di brani aperte. E sabato talk show con ospite Diego Zappone. Quindi mi raccomando, siateci, perché sarà una settimana di live veramente intensa e stupenda. Ok, possiamo andare. Dobbiamo decidere se andare. Perché io mi ricordo che c'erano due strade. Più che mi ricordo, le vedo. Quindi questa è quella che più mi attira. Però velocissimamente voglio andare a vedere lì. Almeno che questa non sia la strada, che è molto probabilmente che sia così. Ok, esattamente, quella è la strada in cui abbiamo preso la spada, dove c'era il vicolo piccolino. Perfetto, possiamo andare. Possiamo andare, ma magari prima, se abbiamo fatto giusto qualcosina, facciamo questo, facciamo un check. Direi benissimo. Tolgo un secondo le cuffie. Ah. Ok. Allora. Sto sbagliando strada. No, non devo andare qui. Devo andare dall'altra parte. È un'ora e due di live, quindi è perfetto il nostro andarcene. Il nostro continuare. Peccato non avere tanti noci di. Non ho capito come si chiamano. Ma lo dice come si chiamano. Almeno chiamiamo le cose. I Deku Nut, ok. Deku Stick, Deku Nut, ok. Abbiamo risalvato. No, non è vero, non abbiamo risalvato. Quindi, siamo fuori. Attenzione. Non siamo fuori, siamo. Guarda dove siamo. Ok, abbiamo chiuso il cerchio. Oh, vai via allora. Bella scena. Lo sapevo. Sapevo che prima o poi saresti partito, Mikael. Perché tu sei diverso da me e da tutti gli altri. Ma va bene. Perché noi saremo amici per sempre, è vero? Ti voglio dare questa ocarina. Oh, ora sì che abbiamo iniziato veramente. Ti prego, tienila da conto. Cioè, tienila cara. Ragazzi, l'ocarina. Abbiamo ricevuto l'ocarina. Hai ricevuto l'ocarina fatata. Questo è un ricordo di Saria. O Saria. Attivala con C. Vabbè, ok, col tasto quella. E poi prova a farla suonare. Sul sotto menu seleziona item, puoi assegnarla, ok. E poi premendo cominciare a suonare. Puoi suonare diverse note con A e poi i quattro tasti. Premi B per smettere oppure per ricominciare la canzone. Ok. Capite perché non è nulla a caso che io stia facendo vivere questa avventura? Perché vi c'entra la musica. Quando la suonerai, io spero che ti ricorderai di me e che un giorno ci potremo rivedere. Ci potremo, ma ci potremmo.
Mamma mia, ragazzi. Molto emozionante, commovente. Direi fine del prologo, no? Wow. Beh, il campo di Hyrule. La vallata, non è proprio il campo. Cos'era quella? Era una tenda quella, cos'è? Ricorda tantissimo la musica dei Pokémon. Alzo un po' perché siamo partiti dall'avventura, voglio... Ok, io però voglio provare l'ocarina. Voglio capire cos'è questo ocarina. Ok, allora. Però, vabbè, la proviamo un attimino. Solo per provarla, ma voglio capire. Quindi noi possiamo prendere l'ocarina. E ha detto che possiamo con... Non ci credo. Possiamo suonare l'ocarina. Ok, bellissimo. Va bene, va bene, va bene, va bene. Capisco perché si inneggia il capolavoro. Capisco, capisco benissimo. Nel 98, eh. Ok, se dall'emozione evitiamo di rompere questo, si può andare avanti. Mikael, ehi, quassù. Sembra che alla fine sia venuto il tempo di iniziare la tua avventura. Incontrerai molte avversità più avanti, ma è il tuo destino. Non ti scoraggiare, anche nei momenti più duri. Più avanti, sulla strada, c'è il castello di Hyrule, quello che cerchiamo noi. Incontrerai una principessa lì. Vabbè, credo che la principessa sia Zelda, penso, no? Se ti perdi e non sai quale via prendere, controlla sulla mappa. Lo so, Gufo. Lo so, caro Gufo. Le aree che hai già esplorato ti saranno mostrate. Premi Start e accederai al sottomenu. E Z o R fino alla mappa, ok. Chiarissimo. Sul sottomenu mappa vedrai anche un punto lampeggiante che ti mostra dove dover andare dopo. Fantastico. Hai compreso tutto? Sì, ho capito tutto. Benissimo, ci rivediamo allora. Hot ho, ho ho. Vabbè, il verso del gufo. Questa è la musica dei Pokémon. Cioè, i Pokémon l'hanno presa poi. Ricordo proprio benissimo questa. E allora, io intanto voglio... Ma è così aperto il mondo di Zelda? Cos'è il cambio di... Ma non ci sto credendo. C'è il ciclo giorno-notte. Il grande albero ha detto di andare dalla principessa del castello di Hyrule. Che dici, ce la faremo? Ce la faremo, ma... C'è il ciclo giorno-notte. Ma cosa... Aspetta. Cosa sta succedendo qua? Aspettate un attimo. Allora. Zombie. Fondamentalmente scheletri zombie. Quindi io gli sparo da lontano. E quanti colpi ci vogliono? Ok, due colpi. Mentre... Wow, wow. Se io mi proteggo... Ok. Ok, 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 ci siamo. Siamo nell'avventura. No. Aia. Mi ha preso. Ok. Ok, tutto molto più... Ma... Questo ciclo giorno-notte... Ma sono infiniti loro? No, non sono infiniti. Sì, sono infiniti. No. Forse quando sorge il sole vanno via. Ok, c'è il gallo che canta, quindi è giorno. Io sto rimanendo esterrefatto. Allora, le indicazioni. Bellissima la musica. Allora, a me... Io sono contentissimo per Mickey.
e gli altri che sono in chat. Mi dispiace che non ci siano altri, perché recuperatevi tutto, perché cioè sta lasciando senza parole a me. Quindi che magari sono preso da tutta l'ansia della diretta e quant'altro. Quindi spero che a voi vi stia... Ma io mi sono allontanato. Io spero che non sia uscito troppo dalla... Perché dall'emozione mi sono... Ma a parte le musiche... Ok, andiamo avanti, perché ho l'impressione che, tornando la notte... Cosa cavolo è questa cosa? Questa cosa ci... Allora... È normale che proveremo a... Io voglio colpirla. No. Non si può. Con questo? Posso stordirla? No. L'abbiamo colpita però. È debole nelle sue radici. Aspetta. È bellissimo il gioco, sì, Miki. È ciò che sarà degno di costruirvici sopra un brano. E lo so che sembra strano, ma è il mondo che voglio fondere avendo creato Poeti Estinti. Pihat è debole nelle sue radici. O Pehat, ma penso sia Pihat. Ok, le radici sono giù. Ah, ok. So cosa fare. Non da qua però, magari. No, vieni qua, Peat. Tu devi perire. Sì, l'ho capito, Navi. Ok. Ok, è molto più semplice di quel che sembra, in realtà. È molto più semplice di quel che sembra. Dobbiamo aspettare che fa... No. Vabbè, sì, l'abbiamo colpito, ma per fortuna. Eccolo qua. Ok, ucciso. Perfetto. Solo che adesso abbiamo... Non siamo stati mai colpiti. Questa è la cosa buona. Però adesso sta avvenendo la notte. E la notte tornano gli zombie. Quindi... Ok. Sì, ma io ho ucciso Pehat e voglio... Lì c'è un altro, ma abbiamo capito come si uccide, quindi non importa. Facciamo così. No, ragazzi, mi dispiace. Io mi prendo i miei bei... Allora, vediamo la mappa. Io è ovvio che andrò radente. Questa cosa del ciclo notte e giorno è... pazzesca. Ma è così... Io sono veramente senza parole comunque. Anche... Ok, zombie anche... Zombie anche in acqua. Quindi via. Via dall'acqua. Si può salire qua? Sì. Ok. Vabbè, quelli non ci interessano. Abbiamo 39, quindi... Ci sono segreti... Lì c'è una via. Non c'è un segreto. Lì c'è una via. Voglio andare là. Sbrigati. Ottimo. Io voglio andare qui. Non seguirò mai. Aspetta, ma qua forse torniamo. Fiume Zora. Attenzione, correnti molto veloci e forti mulinelli. Ma la vediamo subito. Poi magari ce ne torniamo indietro. Zora's River. Ok. Ah, questa è proprio un'altra... Ed è chiusa, immaginavo, perché volevo capire appunto quanto fosse grande e accessibile la zona, ma credo che qui sia off limits, giusto? E qua si cada. Mentre il gallo ci dice... Ok, qua c'è la cascata. Qui cosa c'è? Lì c'è quello che sembra...
un qualcuno grassottello che sta mangiando, quindi non so cosa voglia significare, ma noi sappiamo che dobbiamo andare nel castello e dobbiamo andarci quando è giorno, perché di notte tutto è più pericoloso. Però siamo forti, come eroi, ecco. Allora, il castello è lì, è inutile guardare la mappa. Quindi, se avete sentito un rumore non sono io, ma è sempre di sopra, quindi io sto bene. Allora, procediamo per il castello, ma sì, il castello è lì, quindi è inutile vedere altre zone per adesso, secondo me, anche se quella è un'altra zona ancora. Ma Link si lancia, giusto? È Link. Allora, ora vi spiego perché ho detto Link e non Mikael. Oh, ehi Mikael, aspetta un attimo. Più avanti potrai trovare il villaggio Kakariko. Hai visto la principessa di Hyrule? No? Ti conviene andare al castello? Va bene. Vuoi risentire quello che ho detto? No. Mikael, sei il solo che può completare l'avventura. Attento, fai del tuo meglio. Oh oh. Ok. Ok. Se n'è andato, ma non andiamo al castello. Ma non andiamo lì, andiamo al castello. Perfetto, dai. Facciamo le cose da bravi avventurieri. Abbiamo ottenuto già noi. Abbiamo ottenuto i nostri piccoli plus. Mikael? Io vorrei salire. Va bene, ci porterà la corrente, immagino. C'è un modo per salire qui? Gracias. Ok. E qui siamo al castello, perfetto. Allora, goccino di tè. Allora, quella è un'altra cittadina. Ti trovi al castello Hyrule, di qua, per il Long Long Ranch. Dobbiamo andare al castello, quindi non c'è altro da vedere. E in quel castello ci sono i simboli della Triforza. Ok. Si sta facendo buio, quindi corriamo dentro. Molto meglio. Oh, questo scorcio così mi ricorda Kingdom Hearts. Kingdom Hearts 2. Non ricordo. Più che non ricordo, vorrei non dirlo. Perché per. Ci penserò se lo dirò o no. Se dirlo o no. Non voglio creare confusioni. Addirittura diverse inquadrature. Ok. 1998. E ma qui? Ok, qui è recintato. Si sentono i passi di Link. Allora, il nostro personaggio, nonostante noi possiamo dargli il nostro nome, ma in realtà nella lore del gioco e per come è stato scritto e della storia, delle avventure, perché ne fu fatto anche un fumetto, se non sbaglio, se non dico castronerie, il personaggio si chiama Link. Noi però ovviamente gli diamo un nostro nome ed è Mikael. Per questo a volte mi viene spontaneo chiamarlo Link, perché comunque, nonostante io non abbia mai vissuto Zelda, molti titoli di Zelda, lo conosco bene. E si sentono i passettini. Ma lì c'è una porta. Ma noi siamo entrati da qui? Da dove siamo entrati noi? No, noi eravamo entrati dall'altra parte, quindi c'era una porta. C'era una porta prima, voglio capire cosa. Questa porta? Oh! Ok. Prima di rompere tutto e farci arrestare, perché credo che lui sia qui per questo. Io posso rompere questo? Posso parlare con te? Sì. Che barba, che noia. Le cose andrebbero meglio se ci fossero più guai nel mondo. È tutto così calmo. Non credo, caro amico, non credo. Ehi, che questo rimanga tra te e me, ok? Comunque, ti puoi dar da fare rompendo un po' di queste giare. Mettiti di fronte e premi A e alzerai. Sì, no, preferisco colpirle. Immaginavo ci fossero rupie dentro. Ok. Ok.
Ancora? Beh, qua si fanno... Allora, credo che qui sia, appunto, essendo un primo luogo, qui ti permettano di farti un po' di rupie qualora tu non le avessi accumulate precedentemente per acquistare quello che ti serve per andare avanti, no? Quindi credo sia così. Allora, usciamo, perché lui si sta annoiando, e andiamo qui. Bellissimo. Il market, il mercato, ok. Il mercato di zona, però prima... qua non abbiamo una mappa. Questa è una via questa? Eh sì. Pieno di vie, quindi aspetta un attimo. Ci vediamo a breve. Back alley. Prima entriamo qui. Caccia al tesoro, chiuso per ora. Solo di sera. Ok. Ciclo giorno-notte. Ok, si potrà fare la caccia al tesoro, ma la facciamo la prossima volta, questa è assolutamente. Io prima voglio andare qui. Salve. Salve. Ehi, piccolo, ti dirò qualcosa di utile. Ho sentito di una misteriosa fontana da qualche parte al castello. Cavolo, sono tutte cose... Ah, ok, mi piace che dicano solo questo. Strano, questa porta è chiusa. Ho dato una testata alla porta. Qua si può entrare, ok. Ma dai, puoi cambiare inquadratura. Vabbè. È inutile dire altro. Ok, ma quindi non possiamo fare nulla? Perché ti fa salire qua? Giusto per dare un po' di... interagibilità. Ok. Quindi proseguiamo. C'è una fontana da qualche parte. Questa è una porta, ma non credo si apra. Ciao. Non ti sembra strano che un branco di cani giri per le strade durante la notte qui in città? Non ho visto. Questo è quando non puoi cambiare la videocamera. La camera fa questo rumore. Non ho visto io i cani. Lui sembra che ci voglia fare un agguato. Ma no. Ehi, ma cosa c'è di sbagliato nel bighellonare? Niente. Fondamentalmente niente. Strano, questa porta è chiusa, ok. È buono che alcune porte siano chiuse, perché altrimenti ci perderemmo. Ok. Dove siamo? Abbiamo fatto il giro? Non si può avere... Sì, queste me le ricordo. Loro me le ricordo, perfetto. Quindi qui... non si può interagire con lei. Conosci la storia del tempio del tempo che si trova nella parte nord della città? La leggenda dice che il tempio sia l'entrata per il sacro reame. Cavolo, lo sapevi questo? No, ma grazie. È enorme questo posto. Dove siamo finiti? Quanto colore. Allora, si gioca. Ci puoi spiegare cos'è questa cosa? Oh, spiacente. Non siamo ancora aperti. Ritorna presto. Ma è tutto di notte qua si fa, a quanto ho capito. Va bene. Va bene, va bene, va bene. Si può salire? Si può salire? Segretuccio. Dicono che noi Hylians, anche se credo che sia Hylians, però vabbè, mi baso sulla pronuncia di Hyrule. Abbiamo grandi orecchie per ascoltare la voce degli dèi. L'avessi mai sentita? Ok, beh, ti faccio vedere come si scende. Ok. Ok. Che pazzoide. Ci crederesti che questo pazzo abbia provato a strisciare nel castello della principessa Zelda? Appunto. È stato talmente idiota che l'hanno preso e legato come un salame. Ma uno dei due? Bambina, 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 bambina. Forse possiamo prendere la gallina. Ho fatto molti soldi. Forse dovrei provare
a vendere più cose. Lo so, dovrei andare al lago Hylia, o Hylia. Molte cose galleggiano sul fiume e finiscono lì. Allora, finiamo di parlare con loro e poi continueremo appunto la prossima settimana. Però voglio provare a prendere la gallina prima. Perché non voglio colpirla. Ah, ok, si ferma per un attimo però. Secondo me se la fermiamo la bambina ci darà qualcosa in cambio, sicuro. No, ehi, lascia mia, l'ho trovata io. Cosa? Non riesco a prenderlo. Ah, è un gallo. Ok. Non voglio usare la fionda. No, anche perché non la fa usare, quindi... Ok, meno male. E non voglio neanche colpirla. Non credo che si debba colpire. Non la fa prendere, quindi per adesso io non la colpirò. Non voglio fare cose brutte. Allora, finiamo di parlare con gli abitanti. Ehi, sei mai stato al Lonlo Ranch? No, ma l'ho visto dove si va. Il loro latte è delizioso, ci sono molti cavalli e la giovane figlia del proprietario è molto carina. Per il resto, Lonlo Ranch. Vai sempre a sud, dopo la città, l'ho visto. Attraversa i campi e vedrai sicuramente il ranch. Ok. Ci andrò. Proverò ad andarci. Qua c'è un cagnolino intanto. Il mio piccolino ha un pelo diverso da tutti gli altri randaggi che girano per le strade. Ok, quindi ci stanno questi cani randaggi che in qualche modo dovremmo recuperare. Allora, io direi che sono E26. E la prossima volta ci fermiamo qua. Salviamo. Sì, salviamo. Visto che c'è una musica di sottofondo, facciamo una cosa diversa. Io risalvo un'altra volta perché ho una paura di perdere tutto quanto. Dobbiamo ancora usare l'ocarina. E chissà quando la potremo usare. E io vi, con questa musica di sottofondo che terrò anche per l'end live, ringrazio Miki, ringrazio tutti quanti vice per essere passato, col cagnolino vicino, soprattutto in questo momento in cui il brano è una carezza dedicata ai cani, è bellissimo che passa e se ne va, fantastico. Io vi ringrazio tantissimo, mi sono divertito un sacco. L'idea di c'è il gallo che ci sbeffeggia, vabbè. L'idea di scrivere un brano su The Legend of Zelda Ocarina of Time è una cosa che secondo me è un progetto che mi entusiasma a livelli che neanche immaginate, perché ho quasi già tutto in mente e ancora non abbiamo neanche fatto il 10% di questa avventura, quindi non vedo l'ora di continuare, che molto probabilmente la continueremo martedì prossimo, poi si vedrà. Seguitemi sempre su Instagram, noi ci vediamo giovedì ore 17 per ciao alla prossima, ci vediamo giovedì ore 17 per il live music, non vedo l'ora anche per quello, e poi sabato per concludere la settimana insieme con il talk show. Io spero che vi stia piacendo un pochettino questo luogo dei poeti estinti, in cui bene o male sto cercando di portare tutto ciò che mi compete come passione e creatività e fusione fra mondo virtuale e reale. Ciao Vicio! Sì, Miki ti dice che ha finito. Ma perché hai finito tu, nel senso hai... Sei passato per restare? Perché nel senso per chiacchierare il resto un altri 10 minuti resto volentieri. Non è un problema assolutamente, ci mancherebbe. Più che altro... Ok, ciao Vice, come vedi, cioè...
ci stanno i fedeli che ti informano. Grazie Vicio per essere ripassato. Comunque, se riesci Vicio, prima magari ovviamente non l'hai sentito perché era impossibile che tu capissi oltre al saluto anche quello che ti stessi dicendo. Cerca di, se riesci, recuperati le altre due live, perché è stato questa di oggi e quella prima, perché si sta dimostrando veramente un qualcosa. 1998, si sta dimostrando qualcosa di pazzesco, ma veramente pazzesco. Cioè la parola avventura non è mai stata così appropriata, è veramente bellissimo. E tu che volevi vedermi all'opera con qualche enigma, già c'è stato qualcosa, quindi magari qualcosa di piccolo, quindi ti potrai divertire a guardarlo. Quindi io vi ribadisco l'appuntamento per giovedì. Vicio, tra l'altro, il tuo brano è già inserito nella songlist, Let It Go di James Bay, quindi giovedì sarà disponibile per essere richiesto. Sto lavorando nel frattempo agli altri brani, e poi sabato, come ho detto, concluderemo in bellezza. Sì, assolutamente, una promessa, e poi quando un brano è bello, al di là che lo prometto a voi, è proprio per me un piacere suonarlo, anzi non vedo l'ora. Quindi ci vediamo giovedì ore 17 e poi sabato ore 17 per il talk show con Diego Zappone, e parleremo di cose parecchio particolari, perché si tratta di una persona facente parte del mondo dello spettacolo e delle radio, e di tutto quel mainstream e dei media che contano. Quindi sono molto orgoglioso di questa, di essere riuscito a portarvi, sperando che vada tutto bene ovviamente, questa persona. Oltre ad essere ovviamente anche egli un ragazzo brillante, quindi non mancheranno anche magari off topic durante la nostra chiacchierata. Grazie veramente per essere passato Vicio, grazie Miki, grazie a tutti. Io vi alzo il volume e sono Michele Mirenna, grazie a tutti, ci vediamo alla prossima, ciao.